Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi con voi ho deciso di girare il primo di una serie di video dedicati alle perline, alla tecnica base. Se vi siete persi l'ultimo video o il penultimo che ho caricato qui sul canale con il titolo Posso farcela? Nel senso che possiamo imparare a perlinare? Secondo me, come vi dico in quel video, sì, quindi questo è il seguito di quel video. Ovviamente premetto che non sono un insegnante di chissà quale livello, ma cerco nel mio piccolo di dare il contributo e di dare una mano a coloro che si avvicinano alla tecnica oggi, perché secondo me è sempre utile avere un'infarinatura generale di cosa vuol dire creare con le perline, da dove partire, perché io per esempio quando mi sono approcciata a questa tecnica non avevo idea della differenza delle dimensioni delle perline, del filo, perché io sono nata, non nel senso io sono nata, chi non se lo ricorda, ecco, qui parliamo dell'anno secondo me 2005 e io all'epoca facevo tutt'altra vita, insomma avevo un lavoro completamente diverso, però il mio passatempo era sempre creare. E quindi acquistavo dei libri di perline, della Gutermann Creative, insomma. Quindi all'epoca io mi ricordo che per me creare era Swarovski, Bicono e perline, ma non sapevo neanche tanto la differenza, cioè conoscevo all'epoca, mi ricordo che utilizzavo le 9-0. Non esistevano gli aghi, perché mi ricordo che io, forse ero io arretrata, non conoscevo neanche YouTube, quindi fatevi il conto di come ero posizionata. Forse la camera è un po' storta, non lo so. Quindi non conoscevo assolutamente niente. Quindi io mi ricordo che all'epoca realizzavo i bijou in tecnica RAW con i cristalli, mezzi cristalli, con il bicono, con il filo trasparente di nylon che oggi praticamente non utilizzo più e senza ago. Per me quello era il top. Poi invece con gli anni sono cambiate tantissime cose e ovviamente come va avanti la tecnologia e tutto il resto va avanti e è andato avanti anche il mondo perlinoso. Improvvisamente mi sono trovata su YouTube e ho visto anche molti dei progetti che all'epoca erano su carta, li ho visti replicati anni dopo, identici su YouTube e quindi poi ho capito che mi ero fermata io, ma in realtà c'era tutto un mondo dietro tecnologico di YouTube, Facebook, da cui ero completamente fuori. E quindi ho cominciato a studiare. Quindi l'intento di questo video è di aiutare coloro che adesso entrano su YouTube e vedono un tutorial e non sanno da dove cominciare. Sentono tanti nomi, sentono tante cose e non sanno da dove cominciare. Quindi se sei già un'esperta, puoi chiudere. Puoi non vederlo o se sei curiosa guarda lo stesso questo video. Se invece sei alle prime armi e vuoi una piccola direttiva da una creativa come me che ha cominciato un po' a tentoni, studiando molto, allora resta sintonizzata, io giro la camera e ti mostro da dove cominciare. Per cominciare a realizzare bijou e qualcosa in tessitura di perline, cosa ci serve? Giro e vi mostro il necessario, a mio avviso. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, ci sarà qualche altra lezione in cui ovviamente mostrerò qualche tecnica base e come metterla poi in pratica. Avranno probabilmente sempre il titolo Perline ABC, lezione 1, lezione 2, lezione 3. Non vi dico i tempi perché ovviamente lo sapete, chi mi conosce sa che io vado a ruota libera e passo da una cosa all'altra. Quindi dovrete aspettare i miei tempi creativi, che non sempre sono costanti. E niente, quindi cliccate campanella per restare aggiornate e per ricevere le notifiche dei video che verranno. E come sempre, buona creatività. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e passiamo al dunque. Mi raccomando, io vi metto i capitoli, così al minuto 5 saprete che comincia i materiali che ci servono per perlinare. Ciao, giro la camera. Allora, cominciamo con la prima cosa che ci serve, ovviamente.
che voi vedete giustamente i fili, ma in realtà io volevo dirvi il tappetino. Il tappetino per iniziare a perlinare, secondo me, è veramente utilissimo. Molto spesso io utilizzo anche dei tappetini in tessuto, ma vi assicuro che il tappetino non fa rimbalzare le perline, quindi tappetino da beading straconsigliato. Si trova in tanti colori, io vi consiglio un colore chiaro perché dà meno fastidio agli occhi quando si perlina. Ovviamente è soggettivo, ma io ve lo dico. Altra cosa importantissima sono i fili, quindi tappetino, i fili da tessitura. Qui sicuramente ci saranno delle perlinatrici che discorderanno da me, ma io vi dico quelli che utilizzo e quelli con cui mi trovo bene. Allora, secondo me il filo migliore in assoluto è il Fireline. Sono tutti fili di nylon, però c'è una differenza tra il Miyuki, che è quello che mi vedete utilizzare più spesso, che ha una dimensione di 0,25, e il Fireline. Il filo Miyuki è insomma, è un monofilamento e quindi ha una resistenza inferiore rispetto invece al Fireline, che c'è in due versioni, la Smoke e quella bianca Crystal. La differenza è che questo, vedete, c'è scritto Fused Micro Ice Crystal, cioè è un filo trecciato, fuso, e quindi ha una resistenza maggiore, e soltanto avendolo, cioè toccando proprio i due fili e cucendo dei progetti con l'uno e con l'altro, noterete la differenza. Quindi questo secondo me è il migliore perché anche sostiene anche un peso maggiore a parità di spessore. Vi dico che utilizzandoli lo comprenderete. Quindi io con questo mi trovo benissimo, anche se hanno un costo abbastanza elevato. Quindi per le prove potete utilizzare questo per cominciare a realizzare delle prove, dei progetti. Poi eventualmente per il bijou definitivo andate di Fireline. Poi ovviamente ci sono i filati questi trasparenti di vario spessore. Questo è preso da Decathlon, questo l'ho preso in un negozio fisico, ma io questo lo uso per il soutache. Ci sono di tantissimi spessori. Lo spessore ovviamente varia sia per il Fireline che c'è di varie dimensioni. Il Miyuki è sempre lo stesso, almeno io non ho mai visto dimensioni. Quindi il Miyuki è questo. Invece del Fireline trovate spessori diversi. Io uso in genere quello da 0,15. Quelli invece in nylon trasparente, anche lì ci sono da 0,10, da 0,15, da 0,12, da 0,25. Però io questi sinceramente non mi trovo tanto, anche perché non hanno una resistenza termica, quindi fila, infila e sfila, si arrotolano. Il Fireline invece in questo aiuta tantissimo perché non si sfilaccia. Ok, quindi number one ovviamente Fireline, poi questo della Miyuki, ma poi ci sono anche della ONG, ci sono tante altre marche della stessa tipologia che secondo me sono valide. Io però mi trovo con questo giapponese. E quindi utilizzo questo. Altro step importante, gli aghi. Io vi dico quelli che ci sono in commercio, ma vi dico quello che uso io. Io utilizzo sempre, vi mostro di questo lo scatolino perché ce l'ho davanti, i tulip da 10 e da 12. Ovviamente più grande il numero e più piccolo sarà l'ago, quindi quello da 12 è più sottile rispetto a quello da 10. Poi esistono anche altri aghi della John James, della Pony, che insomma trovate spesso in blister, sono sicuramente più economici rispetto ai tulip, ma i tulip vi durano una vita. Io per esempio ho trovato in un negozio i John James, non li ho mai usati, forse in passato, ma se li ho cambiati vuol dire che non mi trovavo bene. Quando sono arrivata ai tulip non ho più cambiato idea. Ho acquistato però in un negozio fisico della mia zona degli aghi tipo antiche mercerie, anche se non sono conosciuti, vi assicuro che sono molto validi e mi sono trovata veramente bene. Comunque io vi consiglio quelli della Tulip. Poi per chiudere il giro vi consiglio ovviamente, vabbè, le forbicine servono per tagliare il filo, e il bruciafilo, che io non mostro mai nei video, ogni tanto lo uso, ma in realtà io ci ho litigato con questo e quindi perché l'ho fatto cadere, quindi secondo me ho danneggiato qualcosa, quindi però il bruciafili è molto importante e secondo me è utile. Dopodiché,
Non sono riuscita a trovarlo, ma per insomma, fare una cosa fatta bene con le perline, si consiglia di cerare i fili prima di utilizzarli. Esistono dei panetti di cera che passati sul filo, prima di, insomma, della lavorazione, conferiscono una maggiore resistenza, poi rendono un po' il filo appiccicosino, quindi scorre meglio ed è più stabile. Io ce l'ho da qualche parte, ma non la uso perché mi dà fastidio effetto cera quando tocco il filo. Però, insomma, lo consigliano le creative, molte consigliano di usarlo, non so se lo usano tutte, però io ve lo dico come informazione perché questo è un video base. Ora, quindi passiamo alla parte 2. Ora passiamo adesso al cuore di quelle che sono le perline, l'ABC delle perline. Parliamo quindi di perline. Vedete davanti a me delle rocaille e sono tutte ovviamente di dimensione diversa e di tipologia diverse. Io vi mostro in questo caso le Miyuki. Bisogna fare una distinzione tra le rocaille perché ovviamente ce ne sono di varie marche. Quelle che io in genere utilizzo sono Miyuki e Toho, ma ci sono anche le perline della Preciosa e anche altre marche che io non utilizzo per la tessitura di perline, per creare bijou, tra virgolette, più precisi. Secondo me, questi bijou necessitano di rocaille fatte in un certo modo. Ecco perché vi parlo soltanto di Miyuki e di Toho, ma in realtà vi mostro la differenza delle varie tipologie di perline. Allora, le perline Miyuki in questo caso si differenziano nella tipologia. Esistono le Delica, che sono queste perline che hanno, vedete, una forma cilindrica e ben definita ed esistono in due misure, le 11 0 e le 10-0, che sono leggermente più grandi, quindi come per il discorso degli aghi, anche per le perline, più il numero è grande e più la perlina è piccola. Quindi queste sono le Delica. Ora ve le mostro sul lago e la loro dimensione è circa quelle, le 11 sono più piccine, sono 1,6 mm, invece le 10-0 sono 2,2. Ora le metto sul lago e ve le mostro più da vicino. Dimenticavo, è sempre utile avere un calibro anche di questi in plastica vicini per la misurazione delle perline o di qualche misura che dovesse essere necessaria. Ed eccole viste vicino, vedete quella di destra più piccina è la 110, quella di sinistra color pesca, vedete che hanno una forma cilindrica, è invece una 10. In genere, quelle che trovate nei tutorial per le incastonature sono queste più piccine. Non vi parlerò ovviamente in questo video delle colorazioni, delle finiture e di quant'altro perché altrimenti diventerà un video super lunghissimo. Adesso invece vi mostro le perline, sono sempre marca Delica, ma sono le round, che quindi non sono di forma cilindrica, ma hanno un contorno, sono un po' più smussate, rotondeggianti e ci sono in varie misure, dopo ve le metto sul lago e ve le mostro. La più piccina ovviamente è quella con il numero più grande, la 150. Poi ci sono le 110, le 80 e poi le 60. Ora le metto sul lago e ve le mostro tutte ravvicinate. Vi dico solo una cosa che riguarda le perline. In genere le Galvanized e le Duracot sono quelle il cui colore resiste di più, quindi almeno queste, insomma, sappiatelo che se acquistate, per esempio, vedete le Galvanized Silver Metallic saranno sicuramente più resistenti nella colorazione rispetto alle Silver Metalliche. Questo vale per tutte le colorazioni, e invece per le Toco le Duracot, quindi ricordatevi questa cosa. Adesso le carico tutte sul lago e ve le mostro da vicino. Allora, ed eccole qui. Partendo dalla più piccina, quella è una 150 round e la misura è di 1,5, quindi poco, 1,5 mm. Poi c'è quella verde invece che è una 110 e la misura è di 2 mm. La terza, questa,
è una 8-0 che ne misura 3 e la quarta invece è una 6-0 che misura 4. Le 6-0 è un po' più difficile trovarle all'interno dei tutorial di perline, ma io per esempio come centrali per il brick stitch ogni tanto le utilizzo. Allora, quindi queste sono le dimensioni delle perline. Ovviamente le toho sono leggermente, leggermente un po' più grandine. Vi dico questo perché se realizzate un tutorial dove vengono, per esempio, utilizzate le perline della Miyuki, probabilmente se utilizzate le toho non vi verrà proprio lo stesso effetto. Quindi dovete tener presente di questa cosa. Per quanto riguarda le misure che vi ho detto relative alle rocaille, sono le misure in sezione, ovviamente, cioè questa si indica la sezione, non sono le misure. Ecco, per misura in sezione si intende in questo senso e non ovviamente la misura da foro a foro, che ovviamente è diversa. Vi metterò eventualmente uno screenshot poi di tutte quante le dimensioni, ma è importante che comprendiate che insomma, per creare bijou, queste sono le perline che vengono utilizzate di più. Dopodiché, cos'altro si utilizza? Si utilizzano bicono, mezzi cristalli e perle. Ovviamente io vi parlo quelle tra virgolette, le perline base, perché poi c'è un mondo di perline nuove che sono uscite negli anni. Ma secondo me l'ABC delle perline, mezzi cristalli, bicono e perle sono quelli proprio base. Siamo adesso ad un'altra categoria che viene molto usata ovviamente nella tessitura di perline, quella classica, quella che c'è da sempre, insomma, perché ultimamente sappiamo che sono uscite tantissime perline, ma quelle basiche di una volta erano queste, quindi i mezzi cristalli che le americane sui siti molto spesso trovate scritto fire polished, sono la stessa cosa, sono delle perline in vetro e non contengono piombo, da lì il nome mezzi cristalli, cosa che invece sappiamo il cristallo contiene il piombo. La loro forma, vi mostro quella un po' più grande, è diciamo sferica, è più tonde non sferica, è tondeggiante, ma ha una forma allungata. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Eccolo qui, vedete? Ha una forma comunque tondeggiante, faccettata, leggermente allungata, e la dimensione che viene indicata è quella da foro a foro. Esistono di tantissime dimensioni, io qui davanti ve ne mostro una da 3, una da 4 e una da 6. Come le perline le metto sul lago per insomma farvele. Eccole qui. Esistono anche da 8 e secondo me anche da 1 millimetro. Io ovviamente in genere utilizzo fino alla 6 all'interno dei miei tutorial. Passiamo a un'altra categoria che è quella invece dei cristalli Swarovski o dei bicono, perché io vi mostrerò degli Swarovski, ma ovviamente esistono anche bicono non di marca Swarovski, ma la forma è la stessa, quindi che ha le punte coniche. Ve li prendo subito. I bicono sono degli elementi, ve ne mostro uno da vicino, che come vedete hanno queste punte coniche e quindi da qui bicono, perché sono due coni abbinati, e sono anche questi di varie dimensioni. Ovviamente i più belli sono quelli, insomma, le colorazioni ce ne sono 10.000, quelli più famosi sono quelli della Swarovski, ma ci sono anche della Preziosa, che sono molto validi. Ce ne sono tanti veramente di belli, ma quelli Preziosa e Swarovski secondo me sono i più precisi e i più belli. Anche in questo caso, vedete, questo è da 3 mm, questo è da 4 e questo è da 6. Ne esistono anche da 8 e da 10. Io non ne ho qui da mostrarvi, forse se vado a scavare in qualche scatola ne recupererei qualcuno, ma insomma avete capito il senso. Ed anche in questo caso la dimensione che viene indicata è sempre quella da foro a foro. Poi della Swarovski esistono anche i tondi faccettati. Ve ne mostro uno perché, a differenza dei mezzi cristalli, hanno una forma perfettamente tondeggiante. Questo che vedete color tangerine è una perla faccettata, sfaccettata, tonda, ed è della Swarovski, che
se mi metto vicino ovviamente ad una 06, ve la metto sul lago, ad un mezzo cristallo 06, vedrete che la forma, il primo a sinistra è più tondeggiante, il secondo invece ha una forma un po' più schiacciata ed allungata. Quindi, e poi ovviamente, vabbè, la lucentezza e la faccettatura è ovviamente diversa, ed ha anche dei tondi in cristallo della Swarovski. Ce ne sono di svariate dimensioni. Ovviamente non sto qui a mostrarveli, perché invece vi voglio mostrare poi tutta un po' di dimensioni di perle. Ed eccoci qui con le perle. Ovviamente chi non conosce le perle, per la tessitura di perline, ovviamente non parliamo di perle naturali o di perle di fiume, ma parliamo di perle in vetro, in cristallo, ne esistono anche in plastica e cerate. Quello da tenere ovviamente presente è che ci sono perle di qualità migliore, sicuramente come queste che vedete qui davanti della Swarovski, ci sono validissime perle in vetro rivestite, poi ci sono ovviamente le perle anche in plastica. Insomma, io vi dico sempre, per la tessitura di perline vi consiglio di utilizzare sempre perle buone qualitativamente, perché comunque sarebbe terribile creare un bijou bellissimo con delle perle che poi la finitura esterna andrebbe a perdere di colore oppure a scheggiarsi facilmente. Vi assicuro che ne ho visti e non è una cosa assolutamente piacevole. Ve le mostro da vicino perché anche in questo caso per le perle ce ne sono tantissime dimensioni. Ve le mostro da vicino. Queste sono la prima da 4 mm, da 6, da 8 e questa è da 10 mm. Queste sono tutte perle della Swarovski. Ci sono bellissime perle in commercio anche in vetro, fatte veramente bene. Questo poi starà a voi andare alla ricerca. Io questi erano i materiali che avevo a portata di mano e quindi vi ho mostrato queste, ma ci sono tantissime perle. Sconsigliato, sconsiglio quelle cerate perché passando col lago facilmente potrebbero spellarsi. Okay, insomma, trovate delle perline di buona qualità se volete approcciarvi alla tessitura di perline. Non dico di prendere il top, ma almeno acquistate poco e buono. Questo, secondo me, è la grande è la categoria base per iniziare a perlinare. Ovviamente manca una parte importante, che è quello dei rivoli, dei cristalli, dei cabochon. Adesso ve ne mostro qualcuno, perché ovviamente tutte queste perline le possiamo utilizzare da sole, ma ci piace anche utilizzarle con qualche elemento centrale quando realizziamo un bijou o una collana, con qualche cristallo prezioso o qualche rivoli che sia anche in un cristallo non Swarovski, cabochon in pietra. Voglio dire, si può spaziare veramente con la tessitura di perline. Possiamo incastonare di tutto, basta come sempre imparare le tecniche base. Passiamo all'ultima parte, non meno importante, che è quella dei cristalli che utilizziamo, cristalli, cabochon, elementi insomma che fanno parte integrante molto spesso dei bijou che noi realizziamo, noi creative, che possono essere ovviamente in cristallo Swarovski, come per esempio in questi casi, questi sono dei rivoli, oppure possono essere dei cabochon che invece sono degli elementi di questo tipo. Questo è in pietra ed hanno il fondo, la base piatta. Quindi, da questo cosa si deduce? Che nella tessitura di perline noi possiamo utilizzare qualsiasi elemento per poi integrarlo tramite le cosiddette incastonature. La maggior parte di elementi che si usano sono i rivoli, che hanno questa forma. Vedete? Questo è un rivoli Swarovski da 14, perché anche in questo caso ci sono tantissime dimensioni di rivoli, da 10, 12, 14, 16, 18, ce ne sono ovviamente di bellissimi, e i rivoli hanno questa forma particolare a punta conica, mentre invece ci sono anche le forme ovali, come in questo caso, che hanno una faccettatura diversa, ed ogni tipologia di cristallo che andiamo ad utilizzare necessita ovviamente di un'incastonatura diversa, e lì mi rifaccio alla libertà che intendevo nel video precedente quando dico se si imparano le tecniche si ha la libertà di creare incastonature diversificate per i propri bijou. Ne esistono anche a forme di gocce, ovviamente di tante dimensioni, non posso farvi vedere ovviamente tutto quello che c'è da sapere. Questa per esempio è una forma quadrata, vedete? Questo è uno square da 14 mm, esistono le forme di navette, i cristalli in genere hanno tutti quanti ovviamente una base comunque conica e non sono piatti, mentre i cabochon sono piatti.
ma possono essere tranquillamente incastonati, si può incastonare di tutto. Questi, per esempio, sono degli chaton da 8 e hanno sempre la punta conica, ma cambia il taglio nella parte superiore. Poi, ovviamente, anche qui c'è tutto uno studio sui vari tagli degli elementi da utilizzare, ma ci vorrebbe un video infinito per mostrarvi tutto. Direi che vi ho dato un'infarinatura generale su quello che ci serve, ovviamente, per iniziare a perlinare. Qualche perlina, qualche rivoli, un po' di fantasia e tanta, tanta, tanta buona volontà. Perché? Perché quello ci consentirà di esercitarci, di acquisire, insomma, delle competenze per poter poi procedere con le proprie gambe e creare qualcosa di utile. Diciamo che per il primo episodio di ABC delle perline penso di aver detto tutto. Se ho tralasciato qualcosa, ci vedremo in una prossima puntata. Ciao!